manca moltissimo, che ho iniziato allo Zecchino d'Oro con lui e quindi lui era così, un uomo umile e sorridente, un uomo che amava i bambini, amava la musica, era un uomo puro, era un uomo vero, era una persona sincera e quindi io l'avevo visto proprio pochissimi mesi fa. Avevamo tanti progetti, volevamo portare tante cose per i 60 anni dello Zecchino d'Oro, perché quest'anno si festeggia ogni 60 anni dello Zecchino, ma non ce l'abbiamo fatta.